Salve a tutti! Quest'oggi ho deciso di fare questo video perché sono una grande appassionata di gialli. Difatti ho questa passione sin da quando ero piccola. Pensate che il primo libro che mi sono potuta permettere di comprare è stato un giallo di Agatha Christie. Per non parlare del fatto che nel corso della mia adolescenza ho partecipato anche a dei concorsi, per risolvere dei gialli e più di una volta ho vinto. Comunque, diciamo che i gialli sono per me una grande sfida, anche non solo una sfida, ma anche diciamo per un senso di giustizia, di scoprire chi è veramente il colpevole. Una vicenda che mi ha appassionato tanto è stata quella di Sara Scazzi. E in questi ultimi giorni molti ne parlano, muovendo dei dubbi verso la giustizia italiana e magari dicendo che le colpevoli non sono la mamma e la figlia, ovvero Cosima e Sabrina Misseri. Diciamo che io su questa vicenda ho la mia personale opinione, però vorrei condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto. E su questa vicenda, allora, in quel giorno in cui è stata uccisa Sara, in casa vi erano tre persone, ovvero Cosima, Sabrina Misseri e il papà Michele Misseri. Quindi i colpevoli sono tre, o i presunti colpevoli sono tre. Un fatto è certo, Sara è morta in quella casa, quindi uno dei tre o due dei tre sono colpevoli. Andiamo adesso alla cosa che sta alla base di tutti i delitti, il movente, perché per uccidere una persona, a meno che uno non sia folle, pazzo, ci deve essere il movente. E allora andiamo a vedere chi dei tre poteva avere un movente. Allora, dunque, partiamo dal padre, da Michele Misseri. Che movente poteva avere per uccidere Sara? Allora, lui, a parte le tante versioni, le tante ritrattazioni, dice che Sara è scesa in garage, lui stava aggiustando il trattore, questo trattore non partiva e quindi che fa? Se la prende con Sara e la uccide. Cioè, a me sembra una cosa inconcepibile. Anche perché ci sono diverse contraddizioni da parte di questo tizio, da parte di Michele Misseri, perché lui stesso, in un interrogatorio che possiamo trovare su YouTube, dice che Sara non era mai scesa in garage. E allora io mi chiedo, perché proprio quel giorno che dovevano andare al mare con Sabrina e con Mariangela, perché va dallo zio Michele? Cioè, mi sembra una cosa che non sta in piedi. Poi andiamo al fatto che gli inquirenti hanno constatato che è stato molto preciso per quanto riguarda il luogo dove ha sepolto Sara e difatti hanno trovato tutto per come lui aveva detto. Quindi non è che è una persona scema, una persona che a tratti ragiona e a tratti non ragiona. E allora, perché sul ritrovamento del corpo di Sara è stato tutto così preciso, mentre invece non è preciso quando si tratta di descrivere l'omicidio? Perché lui cerca di descrivere come ha ucciso Sara, ma questo non trova riscontro con ciò che sanno gli inquirenti. Perché? Bene, perché evidentemente non è la persona che ha fatto l'omicidio. Poi lui dice di aver violentato Sara. Ebbene, il medico legale dice effettivamente che non ha potuto fare questa rilevazione perché il corpo è stato per troppo tempo in quel pozzo, eccetera. Però c'è da dire che poi sono subentrati i RIS e che cosa hanno scoperto? Dai tamponi vaginali hanno scoperto che nel corpo di Sara non c'era DNA
di Michele Misseri, di nessuno, tranne il suo. Conclusione? Sara non è stata violentata. Andiamo adesso alle altre. Prima ancora però di passare alle altre, perché Michele si è autoaccusato di questo omicidio se non l'ha fatto? Ebbene, se nel nostro codice penale vi è il reato di autocalunnia, un motivo ci sarà. E nella letteratura ci sono tanti casi di persone che si sono autoaccusate di un delitto che magari non avevano compiuto. Perché? Perché sono stati istigati da altri o per protezione, per proteggere qualcuno. Quindi qui a me il dubbio effettivamente sorge, cioè può essere che questo signore è stato istigato dalla moglie e dalla figlia per dare questa versione, perché in questo modo protegge la figlia che ancora ha davanti un futuro luminoso e lui, essendo che già ha una certa età, magari con qualche sconto, se la potrebbe anche scappare. Comunque, andiamo avanti. I moventi che possono avere gli altri. Cosimo non credo che possa avere un movente, tranne che quello di aiutare la figlia. Sabrina ha un movente? Ebbene, secondo quello che spiega la Cassazione, il movente c'è. Ed è la gelosia di Sabrina nei confronti di Sara. Sabrina dice: "Io per me Sara era una sorella." E ci credo, come no? Ci credo che è cresciuta con lei, che c'era questo affetto, che per lei era una sorella. Ci credo e come. Però nel momento in cui Sara comincia a crescere e a diventare una bellissima ragazza, e non solo questo, a frapporsi tra lei e Ivano, e allora Sara viene vista sotto un'altra luce. Sara non è più vista come una sorella, ma è vista come una rivale. E questo capita spesso, a me personalmente è capitato tante volte, con delle amiche. Tutto liscio, tutto un gran bene, un gran ti voglio bene, e poi magari perché? C'è nasce all'improvviso un qualcosa di gelosia, subito vi è questo voltafaccia. Perché purtroppo la gelosia è una brutta bestia che ti corrode. Poi specialmente quando si parla di gelosia di amore, in amore. Allora, se vedete su YouTube ci sono tanti video della requisitoria del PM che ha trattato il caso di Sara Scazzi e la parla ampiamente delle prove, delle testimonianze che ci sono, non solo della signora Pisanò, della Spagnoletti, di Stefania De Luca e tutte persone che con la loro testimonianza collima, non ci sono bugie, versioni contraddittorie. Per non parlare anche di altre. Invece la versione che è piena di contraddizioni, indovinate qual è? Quella di Sabrina, che omette tante cose, dice tante bugie, tante cose che non stanno in piedi. Ad esempio, dice che lei aveva questo interesse per Ivano, sì, è vero, ma era una cosa così, una cosa spassionata, leggera, quando invece le testimoni dicono che era innamorata, ossessionata da Ivano e ci credo anche perché, va, dico, adesso non so, ma a quei tempi era un bel ragazzo. E dice che lei addirittura era così ossessionata che faceva appostare le amiche per vedere con chi uscisse, perché era gelosa di chiunque girasse attorno ad Ivano. E nel frattempo che succede? Che Sara sta diventando una bella ragazza e non so perché, ma succede che, e questo è testimoniato, non sono cose che dico io,
testimoniato da tante persone. Succede che Sara ha, diciamo, le attenzioni da parte di Ivano. Ora non so, Ivano forse lo faceva così per affetto, perché la vedeva come una sorella più piccola, questo io non posso giudicare, però sta di fatto che Sara era sempre appiccicata a Ivano e Ivano gli faceva le coccole. E allora che succede? Succede che Sabrina comincia a vederla come una nemica. E che fa? Questo rancore comincia, diciamo, a crescere, a crescere, comincia a litigare con Sara. E difatti, tant'è vero che la sera prima dell'omicidio aveva litigato con Sara molto. Difatti, andando al pub con Mariangela Spagnoletti, aveva rimproverato così duramente Sara che Sara non era entrata nel pub, ma era, diciamo, triste e aveva qualche lacrima agli occhi. Questo lo riferisce dapprima la testimone Stefania, De Luca. E quando chiede perché Sara è triste, dice: "Ma lasciala stare qua e là." Sabrina dice: "Lei si vende per due coccole." Riferito a Ivano. Allora Stefania dice: "Ma dai, non dire queste cose, non è giusto, se sente qualcuno potrebbero fraintendere." E lei ripete: "No, no, no, è vero, si vende per due coccole, lo dice anche sua mamma." Comunque, lasciamo stare questo e diciamo che poi ci sono tante testimonianze che voi potete vedere su YouTube, sulla requisitoria del PM, sul caso Sara Scazzi. Ci sono tante testimonianze, tantissime, non una. Come fanno capire certuni che magari leggono solo quello che gli conviene. E alla fine, tra Sara e Sabrina ci sono tante arrabbiature, tante litigate proprio per Ivano. E difatti le testimone, anche se Sabrina smentisce, le testimoni dicono che c'erano queste liti e che Sabrina aveva questa, diciamo, ossessione per Ivano e che era gelosa di tutti e ultimamente anche di Sara. Direte voi, a chi dobbiamo credere? A Sabrina oppure a tutte queste testimoni? Comunque, c'è una super test che conferma la versione delle testimoni e non può essere smentita. E sapete chi è? Sara Scazzi. Nel suo diario ha scritto tutto. Ha scritto che Sabrina la rimproverava, avevano sempre liti per Ivano e proprio la mattina prima di essere uccisa scrisse che la sera avevano litigato con Sabrina a motivo di Ivano e che lei si sentiva confusa, nel senso che non sapeva se era innamorata di Ivano. Quindi Sara smentisce Sabrina e dice che Sabrina ce l'aveva con lei perché la vedeva come una minaccia. Ora, con questo non voglio dire che è stato tutto premeditato, ma sicuramente la rabbia, la gelosia covava, avranno litigato sia la mattina, poi quando è tornata per andare al mare. E sicuramente, sicuramente, da quello che posso ipotizzare, Sara avrà detto qualche espressione che, diciamo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e in un impeto di rabbia l'hanno uccisa. Non so chi di preciso, mamma e figlia. E poi hanno chiamato il padre per andare ad occultare il cadavere. Io la penso in questo modo, in base non a quello che dicono i media, i telegiornali, eccetera, ma in base a quello che dicono le varie testimonianze, perché ci sono troppe bugie da parte di Sabrina, troppe, troppe, anche da parte di Michele Misteri. Quindi per me la verità è questa. Comunque, ai posteri la verità.
Spero che vi sia piaciuta questa mia analisi e vi saluto tutti e un bacio grande, grande, grande.